Grazie Presidente. Per ribadire la posizione assunta dal Movimento 5 Stelle, che insomma è la stessa del consigliere Coia, c'è un problema di metodo che probabilmente le opposizioni forse non conoscono, quindi io gli do notizia di una vicenda che è importante acquisire. Il governo di questo paese già da circa 10 anni ha adottato nel momento in cui vengono prodotti gli atti legislativi due fasi della costruzione delle norme. Una fase è chiamata, diciamo, quella dell'analisi d'impatto, dove quindi prima di scrivere un atto normativo o comunque amministrativo bisognerebbe, diciamo, fare una serie di passaggi e anche una serie di attività di consultazioni pubbliche o comunque di processi partecipativi, per garantire che quell'atto sia scritto bene. A valle, dopo che l'atto viene, diciamo, approvato, anche un anno dopo, viene fatta un'attività di valutazione se quella norma sia o meno, diciamo, opportuna e se effettivamente ha raggiunto l'obiettivo. Quello che stiamo facendo oggi rientra proprio in questa seconda categoria, cioè il consigliere Coglia, dopo aver, e quest'Aula, dopo aver approvato un anno fa quasi questa delibera e questo regolamento, si è resa conto di alcuni miglioramenti che questa delibera poteva avere. Ma viva Dio, se si fosse fatto negli ultimi 10 anni su tutti i regolamenti, non avremmo avuto ad esempio il regolamento sugli istituti di partecipazione del 1994, non avremmo avuto il regolamento dell'accesso agli atti che è del 2003, non avremmo avuto il regolamento dei processi partecipativi che è ancora del 2006. Allora, guardare quello che è stato fatto e migliorarlo, monitorarlo anno per anno, Presidente, in realtà è qualcosa che fa bene alla città, perché in questo modo si garantisce che le azioni amministrative e le azioni, diciamo, di questa amministrazione siano comunque destinate alla cittadinanza, agli operatori, a quelli che sono le esigenze del territorio. Quindi, viva Dio, se noi riuscissimo a ogni volta che si approvano dei regolamenti a fare un check di se quel regolamento o quell'atto stia funzionando o meno, probabilmente questa città non avrebbe avuto i problemi che oggi ha. Grazie Presidente. Bravo.